Salve e benvenuti di nuovo all'Ion Lion Bull Academy Oggi, come ho visto che c'è un ragazzo che mi ha fatto una domanda ehm, che non sapeva come... Ehm, penso di aver capito bene, non sapeva come chiudere un'operazione, cosa doveva fare oggi spiegheremo cos'è comprare, cos'è vendere e come si chiudono le operazioni, perché comprare e vendere sono due cose differenti ehm, all'inizio quando qualcuno si... Mh, Appena comincia a investire, pensa che prima di tutto compra l'attivo e quando lo vuole chiudere, schiaccia sul bottone vendere. È sbagliato. Adesso spieghiamo piano piano come si fa in itoro a comprare, a chiudere un attivo e a vendere, a chiudere un altro attivo. Ehm, prima di tutto, se vogliamo comprare un attivo, per esempio, come ho fatto vedere anche in spagnolo, eh, Apple, andiamo all'attivo che vogliamo comprare. Ci piace il nostro prezzo, schiacciamo su inve investire e qua mettiamo. Quanto vogliamo investire e li diamo a aprire? Adesso siamo in comprare, molto importante. Eh, abbiamo appena aperto una compra dell'attivo di Apple in questo caso. Eh, cosa significa quello che abbiamo fatto? Vi spiego. Comprare significa che noi compriamo, come dice la parola stessa, un attivo con la speranza che nel corso del tempo il prezzo di questo attivo si rivalorizzi sarebbe che vada in rialzo quando arriva a un prezzo che non ci sembra interessante ci acciamo qua sulla x e chiudiamo la nostra operazione abbiamo appena chiuso in profitto due centesimi questa operazione per esempio questo sarebbe comprare per poter chiudere l'operazione si dà al bottone della x che c'è lì e chiudiamo quello è chiudere l'operazione sarebbe che abbiamo già finito di fare la nostra operazione adesso cosa vendere? vendere è lo stesso che comprare però al contrario invece di pensare che nel corso del tempo, tempo futuro il prezzo dell'attivo va a salire noi pensiamo che il prezzo va a scendere allora cosa facciamo? facciamo vendita vendita sarebbe se per esempio adesso il prezzo è a 316 dollari e fra 10 minuti un'ora un giorno un anno quello che sia scende a 300 dollari per esempio noi lo chiudiamo, abbiamo guadagnato quella discesa. Quello sarebbe vendere, però, sempre per chiudere l'attivo si fa la stessa maniera, schiacciando il bottone X e chiudi. Questa sarebbe la differenza. Comprare è che vogliamo che il, una, che il prezzo di un attivo si rivalorizzi, sia al rialzo, allora compriamo. Se pensiamo che il prezzo di un attivo va ad andare al ribasso, allora vendiamo l'attivo. E per chiudere le operazioni si schiaccia sulla X e si schiaccia chiudere operazione. Così facilissimo. Questo è aprire e chiudere un'operazione. La compra è al rialzo, la vendita è se va al ribasso. Molto semplice. Dai, spero sia stato di aiuto questo video. Se non era quello che mi avevate chiesto, per favore commentatelo sotto e vediamo di capire un po' cosa esattamente stavate domandando. Lui mi aveva detto che ha comprato il gas e il prezzo stava andando giù e penso che voleva chiudere l'operazione. Per chiuderla devi schiacciare la X e chiudere. Se invece vuoi mantenere questa operazione, però in più pensi che nel corto tempo sarebbe nell'intradiario, in due settimane, tre, quello che ti interessa, pensi che il prezzo sta per scendere, puoi fare le due operazioni allo stesso tempo. Puoi Comprare l'attivo che pensi, per esempio, in un anno va a salire, lo tieni lì comprando e anche puoi anche venderlo pensando che in questa settimana il prezzo va a scendere. Allora schiacci vendita, scende, lo chiudi e hai fatto un guadagno. Tenere molto in conto che alcuni attivi ci danno commissioni. Allora, cos'è? Per esempio, nel gas di questo ragazzo che stava facendo il gas il gas quando noi facciamo una compra mettiamo il livellaggio 10 Sì, più o meno quello che volete usare facciamo una compra per esempio di 100 dollari penso il minimo sono 200 ogni notte ci costa mantenere questa operazione aperto 76 centesimi venderla ci, ci ridanno 50 centesimi questo cambia col tempo non è sempre così dovete guardarlo tutti i giorni c'è delle volte che da soldi in vendita soldi in compra cosa significa adesso si è messo che ci ridà soldi in vendita perché perché possibilmente ehm, i grandi investitori pensano che il gas va a salire quando vedete che vi ridanno rimborsi in compra sarebbe che il prezzo potrebbe scendere allora quando fate i vostri compri o vendite, per favore tenete sempre sotto d'occhio ehm, le commissioni, ok? È molto importante. Come ti avevo detto, se pensi che ehm, vuoi chiudere l'operazione in perdita perché non credi che vada a salire, vai soltanto sull'attivo in questione, in questo caso sarebbe il gas, vabbè, qualsiasi altro, vai lì e poi schiacci sulla X e chiudi. Quello sarebbe chiudere la tua operazione. Se pensi che il prezzo va a scendere, allora puoi fare una vendita, ok? E quando il prezzo scenda al prezzo che tu avevi pensato, lo chiudi. Dai, spero vi sia piaciuto il video. Se era quello che volevate, per favore, schiacciate sul like, eh, condividetelo e iscrivetevi al canale. Dai, molte grazie, ciao!